Eccoci in studio, rigorosamente in diretta. Padova, una città blindata, due cortei pro e contro aborto. Insulti, fumogeni e un cordone di donne mentre polizia e carabinieri impedivano il contatto tra le due fazioni. Uno dei due momenti di tensione questo pomeriggio a Padova durante i due cortei pro e contro aborto. Partita da Piazza Mazzini, la manifestazione delle femministe a cui hanno preso parte anche attivisti del centro sociale Pedro, è passata lungo la centralissima via Dante, dove c'è un bar frequentato da gruppi di estrema destra. Il secondo momento di tensione quando il collettivo, non una di meno, ha deciso di cambiare percorso deviando verso Piazza Garibaldi per poter disturbare con i cori gli antiabortisti che stavano sfilando lungo le riviere, ma qui sono stati bloccati a pochi metri da Piazza Insurrezione. Fermate dalla polizia, le donne si sono spogliate, hanno tentato con spintoni di proseguire, ma poi sono rimaste in presidio. Sul posto anche il questore, che però non ha fatto muovere il corteo che per ora ha occupato Via Verdi. Padova blindata dunque per i due cortei che nel pomeriggio hanno paralizzato la città. Dall'altro lato i gruppi antiabortisti, croci, rosari in mano, hanno sfilato pregando da Piazzale Boschetti al Santo in un clima quasi surreale, scortati da decine e decine di poliziotti. Fermiamo questi massacri! Da dottori senza anima, dottori abbandonati a casa, come guardate i vostri figli che avete le mani insanguinate? E al nostro comitato è iscritto anche il ministro per la famiglia Lorenzo Fontana. Fui io stesso a raccogliere la sua iscrizione il 28 di maggio del 2011 a Desenzano nel corso di un evento pro-life. La manifestazione si è conclusa davanti alla Basilica del Santo, rimasta per tutto il tempo con le porte chiuse. E in centinaia invece hanno manifestato questa mattina a Tessera. La carovana che si snoda all'ingresso dell'aeroporto Marco Polo di Venezia per una volta non è composta da turisti. Al posto delle valigie hanno cartelli e striscioni. Sono residenti e associazioni ambientaliste, tante famiglie e tanti bambini arrivati da Tessera, Campalto, Mestre, Favaro per dire no all'ampliamento del parcheggio che comporterebbe l'abbattimento di un autentico polmone verde. E gli alberi sono 1262 stimati più o meno, quelli che andranno abbattuti in prima battuta. Poi c'è un procedimento di via che prevede anche l'abbattimento di altri 300 alberi che sono di grande pregio. Il corteo percorre come in pellegrinaggio le varie zone che sono interessate dal progetto. In tanti portano una mascherina antismog. Con questa giornata e con questo traffico è un elemento molto, molto protettivo dal punto di vista della sicurezza. PM10, PM2,5 qui non mancano, anzi sono in abbondanza. Quello dell'inquinamento è uno dei temi forti della manifestazione, uno dei motivi per cui salvare gli alberi. Le piante ci danno la possibilità di abbattere l'inquinamento e diciamo anche per noi è una realtà di sopravvivenza e quindi diciamo essere qui vuol dire effettivamente dare una mano alle sorti del pianeta. Noi non ci dovremmo essere qui. Perché è assurdo chiedere quello che stiamo chiedendo, cioè è come chiedere di respirare, è come chiedere di vivere, è come chiedere di... è assurdo, noi stiamo chiedendo il normale, la norma. Se il progetto dovesse andare avanti non mancano le proposte alternative. La controproposta da avanzare è, e l'abbiamo chiesta anche al dottor Marchi, è un indennizzo verde. Cioè, secondo noi quest'area, che è un'area, una mitigazione naturale che c'era e che permetteva la sostenibilità dell'aeroporto, adesso come adesso non c'è più. Per ora comunque il messaggio dei manifestanti è un appello alle istituzioni perché si prendano carico del problema. A Treviso usavano il pass disabili per parcheggiare, ma erano in ottima forma. Sono scattate due denunce. Troppa fatica a cercare un parcheggio in centro e allora perché non approfittare del trucchetto? Detto fatto, e ancora una volta va in scena uno dei malcostumi più spregevoli, utilizzare un contrassegno per disabili allo scopo di sostare in tranquillità e comodità, togliendo il posto a chi davvero ne ha bisogno. E, peggio ancora, usando il pass di veri disabili ignari della faccenda, come nel caso della vettura di un noto professionista di Treviso, sul parabrezza il permesso intestato a un conoscente che non sapeva nulla. Oppure come nel caso del dipendente di una società
con sede nei pressi della stazione degli autobus, che per evitare la fatica di cercare uno stallo libero in zona stazione e utilizzare i parcheggi a pagamento, ha utilizzato il contrassegno disabili del padre e ha parcheggiato la sua auto sotto il cavalcavia di Viale Fratelli Bandiera, mentre il papà si trovava a casa a pranzare. Due furbetti pizzicati dalla polizia locale, per i quali sono scattati 87 euro di multa, la rimozione del veicolo e la decurtazione di 2 punti dalla patente. E adesso parliamo di vaccini. In scadenza la presentazione dell'autocertificazione per le scuole e non mancano anche in questo caso i soliti furbetti. Non c'è più tempo per le famiglie per mettersi in regola con la normativa sulle vaccinazioni obbligatorie. Il 10 marzo scade infatti il termine ultimo per presentare le autocertificazioni di avvenuta profilassi vaccinale o quella che attesta la prenotazione per iniziare o completare l'iter. Secondo i dati della FISM sono una ventina, trentina le famiglie venete che hanno deciso di non procedere alle vaccinazioni dei propri figli e quindi di ritirarli dalle scuole materne. Altrettante quelle ancora indecise che aspetteranno gli ultimissimi giorni per fare la loro scelta. Le zone zoccolo duro in fatto di non vax sono l'Alta Padovana, la Pedemontana Trevigiana e Vicentina. Nella Marca sono circa 600 i bambini, stando ai dati dell'USL 2 non ancora in regola. Un lavoro impegnativo per i medici dell'azienda sanitaria trevigiana che stanno verificando le documentazioni ricevute relative a 3 posizioni distinte, quelle dei bimbi in regola, quella dei piccoli non in regola per i quali è prevista la sospensione ed infine i documenti delle famiglie che attestano un appuntamento vaccinale pendente. In quest'ultimo caso vengono accettate le posticipazioni formalmente richieste e motivate, come nel caso al momento dell'appuntamento il bambino fosse malato, ma non quelle finte che spiega il dottor Sandro Cinquetti, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 2, ad oggi sarebbero almeno una decina. Subito dopo la pausa andiamo sui Colli Euganei.